Bene, torniamo in studio e torno da Andrea Prandi di La 7. Andrea, Sì, ci sono. grazie per aver atteso. Figurati. Io ti seguivo molto nel discorso che stavi facendo prima della pausa, però mai come in questo momento, visto che il rischio di esporsi e di sbagliare è tanto, perché questo è il classico momento in cui qualsiasi cosa fai sbagli. E abbiamo anche visto iniziative partite si zoppe, però hanno creato comunque una reazione forse anche un po' scomposta e spropositata. Deve essere chiaro l'obiettivo. L'obiettivo è soltanto uno, mi sembra, cioè quello di convincere la persona O chi per a lui? nominare un advisor e a mettere, a fare un tentativo di vendita della società. Se poi non ci sarà nessuno che si presenterà, come molti sostengono, a quel punto decadrà qualunque cosa, perché è ovvio che se non c'è una persona che voglia subentrare, è inutile continuare a parlare di sostituzione, di nuova società, di nuovo presidente. Quindi non è semplice, ma c'è chi può farlo, cioè, ci sono persone che hanno, secondo me, le carte per convincerlo. D'altra parte, in ogni caso, lui avrebbe sempre il coltello dalla parte del manico, perché farebbe un bel gesto e poi, se le cose andassero bene, guadagnerebbe parecchi soldi, perché la società comunque una quotazione discreta ce l'ha, insomma, perché è sempre una società di serie A della capitale, tradizione. Quindi io penso che, adesso non so dirvi esattamente, presumo dai 100-150 milioni di euro in su si possa cominciare a trattare una società come la Lazio, forse di più, probabilmente. E Sì, forse non si poi, arriverà ai 500 e 600 che lui dice. no, assolutamente, quello no, perché neanche il Milan, cioè se il Milan vale 500 milioni di euro o 1 miliardo, insomma, cosa che è impossibile, ma la Lazio non ha questo movimento, come sappiamo, in questo momento, anche perché non possiede lo stadio, non ha neanche uno sponsor e tante altre situazioni che conosciamo, insomma, poi ha un debito col fisco, eccetera. Quindi io penso che bisognerebbe muoversi in questo senso, e concludo dicendo che in caso invece non si presentasse nessuno a bussare alla porta, a quel punto il signor Lotito avrebbe vinto la sua battaglia, quella che ripete da sempre, cioè non c'è nessuno che può comprarlo o che voglia comprare. Quindi lui in ogni caso ci guadagnerebbe, tanto io non credo, adesso a parte tutto, no? Parliamo sempre della sua caparbietà, del fatto che lui voglia rimanere sempre a comando, nonostante tutto, che la contestazione non gli faccia nulla, che lo stadio vuole non gli faccia nulla. Io non penso che sia così, obiettivamente non penso affatto che sia così. Io credo che dentro di sé e con i suoi più fedeli collaboratori, quei pochissimi che ancora riesce insomma a tenere intorno a sé, lui si stia rendendo conto che questa situazione non ci fa una bella figura, perché essere dirigente federale, consigliere federale con lo stadio vuoto, con i tifosi che ti contestano continuamente, non è una bella immagine, non dai una bella immagine di te. Quindi credo che lui sotto sotto, da personaggio ambizioso qual è, ci terrebbe invece ad avere il pubblico che lo Che incensi, lo lo ami, lo acclama, stadio, certo. esatto, e non ce l'ha. Quindi non penso che questa contestazione, se dovesse diventare ancora più dura, nel senso che il prossimo anno, per esempio, ipotizzo neanche 10.000 tesserati, stadio perennemente vuoto, non penso che lui ne trarrà dei benefici. E significa, e per benefici intendo benefici a 360 Cioè, gradi, di non qualsiasi natura, soltanto. certo. Esatto, non soltanto, diciamo, di immagine. Chiarissimo. Complicato parlare di una visione tecnica in questo momento, visto tutto quello che ci siamo detti, e poi però una valutazione va fatta nel frattempo. Esonerato Pioli, squadra in ritiro, peraltro ciò significa responsabilità di tutte tranne nostre, di chi questa squadra l'ha costruita in maniera molto molto discutibile, anche se poi la prossima stagione sarà discretamente facile, no? Perché se quest'anno era difficilmente migliorabile la rosa, l'anno prossimo è difficilmente peggiorabile, considerando Sì,
chi lascerà la Lazio perché ha chiesto di andare via non lo può inchiodare. Anche, abbiamo passato anche i periodi, se ti ricordi, Andrea, dei chiodi e martello, l'inchiodi alla panchina di Formello. Meno male, insomma, almeno quella l'abbiamo archiviata perché abbiamo dovuto sentire anche queste, no? Con tutte le conseguenze del caso. Però, insomma, adesso ci sarà Simone Inzaghi. Che ovvio, alla sua occasione, ed è giusto che l'abbia colta, non ce l'ho certamente con lui, conoscendo il suo oggetto, ovviamente Non non poteva dire Simone. di no, poi tra l'altro, come faceva a dire di no? Chiaro, Dipendente della società. certo. Peraltro, conoscendo invece l'altro soggetto, mi riferisco al presidente, potrebbe scoppiargli in mano la soluzione per la stagione prossima. E Beh, questo già un sì, po' potrebbe, lo vivo un po' come un però. rischio. Non lo so questo perché magari a volte, sai, si verificano dei miracoli, cioè può darsi pure che noi non lo sappiamo e che lui, Simone, sia un factor, un allenatore eccezionale che magari queste 7 partite dimostrerà di avere delle idee straordinarie e che poi verrà riconfermato e che la prossima stagione magari ripete il campionato che ha fatto Pioli l'anno scorso. Poi magari fra 2 anni saremo qui a commentare altro, no? No, Perché qua il che ciclo è problema. quello, eh? Più di due Beh, anni Pioli non dura. comunque Pioli non ce ne voglia, ma non è che è venuto a Roma con una sacca piena di Champions, di Scudetti o di Assolutamente no. trofei. Quindi voglio dire, insomma, Simone Inzaghi deve farsi, ma Stefano Pioli, con tutto il rispetto per la persona, che è una persona veramente per bene, però non aveva questo background, questo curriculum straordinario. Quindi pure Simone Inzaghi, perché dire di no a prescindere? Il problema, adesso, come dicevi tu, parlare di campo, di aspetti tecnici, insomma, sì, lascio il tempo che trova. Io trovo che questo finale di stagione può essere interessante, come dicevo all'inizio del collegamento, per sperare di vedere in campo dei giocatori che abbiamo visto poco, non soltanto Ravel Morrison, che è un giocatore che è stato bocciato come altri, ma che sembra molto più talentuoso, molto più giocatore rispetto, per esempio, a Patrick o Brafaid, che abbiamo visto anche ieri, e che avete visto, io per fortuna no, ma insomma Te lo sei risparmiato. sì, ho visto gli spezzoni di partita e devo dire che insomma, come temevo, insomma, no? Quando si vanno con le squadre, avevo una piccola parentesi tra amici quando si facevano le squadre squilibrate, no? Dicevano a un certo punto aspetta un attimo, adesso rifacciamo le squadre, ecco, ieri Mischiamole. è Sì. successo con le difese di Roma e Lazio, ma dicevo. Magari, ecco, può essere un buon inizio per vedere all'opera anche Kiçna, che non vediamo da parecchio tempo, e altri giocatori dimenticati, magari Guerrieri, per esempio, di cui si dice un gran bene, per esempio. Ecco, lanciare questi giovani, tanto ormai il miraggio del sesto posto rimane un miraggio, non mi pare che questa squadra abbia soprattutto lo spessore spogliatoio e mentale per poter puntare a un sesto posto, che significherebbe vincere almeno 5-6 partite su 7, mi sembra improbabile visto che la Lazio ne ha vinte davvero poche fino adesso, soltanto 11, e ne ha perse molte, ne ha pareggiate troppe. Quindi la squadra è questa, finirà all'ottavo posto e cambia poco, anche perché andare in Europa League il prossimo anno potrebbe essere quasi un impedimento visto che si rifonda la squadra. E abbiamo visto che a volte si può far meglio anche senza avere impegni europei piuttosto che andare a giocare su campi improbabili a Ferragosto. Quindi questa può essere la cosa positiva, vedere qualche giocatore all'opera, vedere se Simone Inzaghi ha la stoffa e poi si vedrà a giugno cosa succederà. Sempre però puntando all'obiettivo grande, cioè a quello di cui parlavamo prima, cioè questa raccolta di tifosi, grandi e piccoli, VIP o meno VIP, che finalmente si mettano insieme per cercare di puntare nella stessa direzione, cioè cambiare la situazione attuale della Lazio, che non va bene a nessuno, perché non è una questione di risultati, non è una questione di stadio soltanto, non soltanto di figure laziali, molte oltraggiate, molti altri proprio scomparsi dai radar, ma c'è proprio ormai, come si può dire, un'idiosincrasia tra lui e il laziale, e questo è il problema grosso. Andrea, io ti ringrazio per questa chiacchierata. Compatibilmente con i tuoi impegni, magari torneremo a sentirci. È stato un Molto piacere. volentieri, Francesca, grazie a voi. Buon Ciao lavoro e Andrea, ti grazie. seguiamo Buona sulla serata. 7. Ciao. Un abbraccio, ciao. Grazie ad Andrea Prandi.